Sapete cosa manca al nostro amato Commodore 64? Che sia biscottone o magari il 64C, non abbiamo nessun modo per poterlo resettare. Restate con noi e vediamo tre soluzioni per poter aggiungere un pulsante di reset sul nostro amato 64. Questo video è sponsorizzato da PCBWay, il partner ideale per noi tuttofare. Date un occhio sul loro sito perché PCBWay non produce solo PCB, ma fa anche stampa 3D, lavorazioni con CNC e i PCB partono da 5 dollari per 10 pezzi. Benvenuti su RetroFixer, io sono Mirko e oggi andiamo a vedere come poter aggiungere un tasto di reset, anzi in teoria andiamo a vedere tre soluzioni per poter aggiungere un tasto di reset tramite la porta utente, la porta disco e la porta espansione. Ecco il nostro bel 64, andiamo ad aprirlo e vediamo dove possiamo collegare i nostri segnali. Togliamo la tastiera che per ora non ci serve. Come detto, i segnali di reset li possiamo trovare su diverse porte qui in uscita, sia sulla porta utente, sulla porta seriale e sulla porta espansione per le cartucce. Secondo me la soluzione più comoda, più veloce e forse anche la più economica è questa qua. Basterà utilizzare un connettore DIN e mettere in corto il segnale di reset con la massa. Volendo, per non fare proprio un corto e magari non rischiare, se tante le volte si sbagliassero pin, di fare comunque dei casini, si può utilizzare comunque una piccola resistenza limitatrice. Comunque il reset lo farà lo stesso. Per chi volesse invece bucare, tra virgolette, che io lo sconsiglio, il case o comunque aggiungere un tasto di reset direttamente interno, lo si può fare utilizzando i pin che abbiamo qui sulla porta utente. Ora andiamo a vedere perché. Ecco qui, l'ho fatto bello grande così lo vedete bene. Abbiamo il segnale di reset al pin 3 e al pin 1 il GND. Ovviamente questo è visto così. Quindi abbiamo il pin 1 nella parte alta a sinistra, ed eccolo qua, e quello sarà il nostro GND, e il pin 3 che è questo qua. Che è questo qua, dopo il taglio abbiamo il 2 e il 3. Quindi facendo una saldatura qui all'interno, sotto magari la resistenza, sotto la rete resistiva, eccolo qua. Qui abbiamo un piccolo via e qui idem. Quindi mettendo diciamo un piccolo interruttore che chiude questi due contatti, abbiamo il nostro reset. Io comunque ragazzi ve lo sconsiglio perché dobbiamo poi andare a bucare il case da qualche parte e a me questa cosa non piace. Pure dobbiamo far uscire un filo, ma un filo volante su queste porte potrebbe dar fastidio. Se volete prendere la strada della user port, io vi consiglio di prendervi un connettore. Questo lo possiamo trovare anche in Cina a veramente basso costo. Vi lascio poi il link dove poterlo reperire in descrizione. E questo, una volta inserito, ora basterà semplicemente mettere un interruttore tra l'1 e il 3. Iniziamo, visto che ci siamo, da questo connettore e vediamo effettivamente, collegando l'1 e il 3 con questo pulsante, vediamo se tutto funziona. Io lo collegherò ora un attimino volante. Primo reset fatto, ovviamente questo è una cosa volante, poi se uno veramente lo vuole utilizzare o si fa con una basetta, anche una mille fori, o comunque con dei fili volanti, magari mettendo una scatolina dietro in modo che questo possa essere fissato sulla scatola, e poi il gioco è fatto.
Allora, andiamo ora a provare il nostro tasto di reset. Allora, per prima cosa accendiamo il nostro computer. Eccolo qua. Schermata, bene. Ora proviamo a resettarlo. Perfetto, come avete visto, si resetta. Lo vogliamo provare con la sua tastiera? Ok, ora resettiamo. Il programma non c'è più, perfetto. Abbiamo visto semplicemente come con una connessione molto rapida sulla porta utente possiamo resettare il nostro computer. Ora passiamo alla seconda ed è quella che secondo me è la più carina e la più comoda. Eccoci qua, la seconda, secondo me quella più semplice da fare è questa qua. Basterà un connettore DIN, dico la più semplice perché un tempo trovare questo connettore Edge non era poi così facile. Ora sinceramente lo possiamo prendere da AliExpress per esempio, comunque lo troviamo anche su Mouser, DJK o altri produttori, e comunque beh, diciamo che AliExpress è quello che ovviamente ci costa meno, però comunque si trova. Un tempo invece nei negozi elettronica magari non avevano gli stessi pin giusti, erano più piccoli, quindi io mi ricordo in alcuni casi ho dovuto tagliarlo per poter far inserire il connettore che era un pochino più piccolo, non so se aveva un paio di pin in meno, ma a me comunque servivano i primi, quindi anche col connettore tagliato, mettendolo dalla parte finale per esempio, funzionava lo stesso. Però diciamo che non era una bella soluzione, oggi questo problema non c'è più. Però secondo me utilizzando un connettore DIN abbiamo anche l'alloggio, per esempio come questo, per poter mettere il pulsante dietro. E a questo punto abbiamo un piccolo connettore con già il tasto integrato, semplice, pulito e secondo me funzionale. Allora, per questa piccola modifica ci serve un semplice connettore DIN a 6 pin, ed eccolo qua. Comunque vi lascio sempre il suo riferimento in descrizione così ci evitiamo qualsiasi problema. Questo una volta arrivato bisognerà solo schiacciare, premere un pochino qui questa linguetta, altrimenti non riusciamo a sfilare la gomma, poi l'andremo a rialzare dopo. Ecco qua, una volta sfilato abbiamo la sua carcassa metallica, che è divisa diciamo in due, la parte superiore si stacca subito, la parte inferiore è collegata con questi gancettini, chiamiamoli, ma in realtà è solo la forma della plastica interna che va in incastro, e così lo apriamo. Il pin numero 1 è, eccoci qua, il pin numero 1 è qua in alto guardandolo da dietro. Su alcuni c'è la serigrafia, su altri magari quelli un pochino più economici non c'è, in questo caso non c'è, però noi interessa il pin 2 che è il GND, che sarebbe questo qua in basso, con il reset che è il 6, non ci possiamo sbagliare perché è quello centrale. Qui stessa cosa del pulsante, possiamo fare semplicemente un corto e lui resetterà il computer. Ma se non ci fidiamo, magari ci sbagliamo a prendere segnali da una parte all'altra per non rischiare poi di bruciare qualcosa, possiamo utilizzare anche una resistenza limitatrice, così anche se sbagliassimo a collegare i cavi non succederà nulla. Magari mettiamo un 100, un 150, 180 ohm. Comunque noi basterà solo abbassare il segnale a GND, quindi anche se abbiamo una resistenza da 180 ohm non c'è nessun problema. E come al solito, per farlo uguale, andiamo a prendere un altro di questi interruttori e poi lo andremo a inserire qua all'interno. Qui, come si vede, già abbiamo un pochino di spazio per poter fare i cablaggi. E ora vediamo di realizzare questo. Allora, come vi ho detto, se volete potete utilizzare una piccola resistenza limitatrice, 180 ohm. Ok, mettiamolo così e andiamo a mettere la nostra resistenza sul pin 6, ma è indifferente, la possiamo mettere tranquillamente anche sul 2.
mettiamo prima comunque un po' di stagno nel nostro pin centrale. Ok, resistenza messa. Prendiamo un attimo la misura. Dovrebbe arrivare qui. Il pulsante in teoria dovrebbe finire proprio quando finisce questo. Quindi dovrebbe essere così. Ora qui ci saldiamo un bel filo. Mettiamoci una qua in termorestringente, così da evitare che in caso si stacchi qualcosa non vada a fare un bel corto da qualche altra parte. Questa è anche un po' lunga, ma non è un problema. La tagliamo un po'. Ora dobbiamo prendere il pin numero 2, che è questo dopo il centrale, qua in basso. Piccolo termorestringente qua sotto. Ora tagliamo un attimo anche la parte dietro, che non serve avere tutta quella gomma esterna. Vediamo se riusciamo a infilare il nostro pulsante. Sarà un pochino dura, forse dobbiamo allargare un pochino il foro. Ok, i fili qui li abbiamo saldati. Ora dobbiamo rialzare un attimo questa linguetta. Beh, magari sarebbe meglio utilizzare un pulsante un pochino più piccolino, che non ingombri così tanto. Qui abbiamo anche la sua ghiera per poterlo fissare a pannello, che a noi non serve, da solo fastidio. Però io adesso avevo questo come pulsante. Intanto proviamo così e vediamo comunque come funziona. Andiamo con il secondo giro. Ok, accendiamo il nostro Commodore. La schermata, proviamo a resettare con il nostro tasto e voilà, abbiamo fatto il reset senza nessun problema, anche sulla porta seriale, anche utilizzando una resistenza da 180 in questo caso, comunque giusto per essere sicuri che in qualsiasi caso non facciamo danni. Però come detto possiamo anche semplicemente fare un corto tra GND e il segnale di reset. L'unica cosa, voi direte, ma se io uso una SD2 ESC, in quel caso non possiamo fare nulla perché lì non abbiamo una porta ESC a cascata, quindi se utilizziamo quell'hardware lì purtroppo non ci sarà spazio per utilizzare questo reset. Ma se usiamo invece un drive fisico, dietro la porta del drive o anche della stampante c'è anche una seconda porta per collegare altre periferiche a cascata, come detto prima. In quel caso, mettendo questo connettore sulla porta drive o stampante libera, possiamo comunque resettare il computer anche da lì. Benissimo, eccoci arrivati all'ultimo, porta espansione. Anche qui, come possiamo vedere, abbiamo il segnale di reset. Questo è sempre visto così, quindi sarebbe la parte sotto C, il terzo sarebbe da sinistra in basso, questo sarebbe il reset, e il GND lo possiamo prendere sia sulla parte superiore 1 che su quella inferiore denominata A. Io ho questo piccolo circuito che non fa altro che ripetere tutti i segnali e portarli su quest'altro connettore, che poi non è altro
che è lo stesso connettore ma messo per verticale. In più questo ha anche uno switch che a noi adesso non serve, questo l'ho fatto per mandare il computer in modalità Ultimax o comunque in modalità normale cartuccia, oppure escludendo le linee per fare dei test per poter fare un dump di una cartuccia. Però posso usare questo circuito solo per prendere i segnali. Quindi, come detto, nella parte sotto il terzo pin, eccolo qua, che poi va a finire su questo foro, su questo terzo pin. Quindi dovrò prendere solo il terzo e unirlo con il primo, sia sopra che sotto, identico. Quindi per fare più facile facciamo così. Ecco fatto, il reset qui è completo, abbiamo preso i segnali dal pin A al pin C, ground e reset, questi sono qua sotto. E ora andiamo a provare un'ultima volta. Perfetto, questa è la solita schermata del nostro Commodore 64. Questa volta andiamo a resettare usando la porta espansione. Ed eccolo qua, un bel reset. Se vogliamo fare come prima la prova con la tastiera, resettiamo. E qui abbiamo cancellato il programma. Perfetto, abbiamo visto tre soluzioni per poter aggiungere un tasto reset al nostro Commodore. Eccoci quindi arrivati alle conclusioni. Abbiamo visto questi tre bei pulsanti di reset nella porta utente, nella porta seriale del drive e nella porta espansione, dove di solito andiamo a mettere le cartucce. Allora, di solito la porta più libera è questa utente, perché è quella meno utilizzata. Normalmente qui possiamo inserire una cartuccia, un'espansione che ci possa servire. Qui spesso utilizziamo un drive, ma se mettiamo un 1541, comunque un 1541-2, un 71, quello che sia, un drive, una stampante, non ci sono problemi perché possiamo inserire questo reset in cascata dopo, diciamo, sul drive, quindi non ci saranno problemi. I problemi ce li abbiamo se invece usiamo una periferica che purtroppo ha solo una porta, il cavetto ESC dove si collega, e non ha la porta passante per poter fare la cascata e continuare la nostra serie. In quel caso non lo possiamo utilizzare. Oppure possiamo utilizzare, come detto, la porta utente. Questa spesso è inutilizzata a meno che non usiamo un modem wifi, una periferica, diciamo, di nuova generazione per poter aggiungere funzionalità al nostro Commodore. Solo in quel caso non avremo la possibilità di mettere il tasto reset, a meno che non andiamo a modificare poi la periferica stessa tirando fuori i fili, oppure alcune già ce l'hanno. Altra cosa invece è la porta espansione. La porta espansione ha, come vedete, un PCB, quindi non possiamo collegarci fisicamente, a meno che non andare ad aprire il nostro computer e saldare i fili dentro. Altrimenti, per collegarci dobbiamo per forza realizzare un PCB. Molti comunque di questi PCB con le schede tipo fast load hanno anche il tasto reset, anche la Definal Cartridge ce l'ha, altre magari come cartucce gioco lì purtroppo non le abbiamo, quindi in quel caso non possiamo fare il tasto reset, ma lì avrebbe anche poco senso, perché una volta che c'è la cartuccia, se resettiamo comunque ripartirà sempre la cartuccia, quindi se è un gioco riparte il gioco e non avremo il basic. Quindi a voi la scelta. Secondo me la più carina è questa qua, perché rimane già di suo abbastanza pulita, piccola, compatta. Qui abbiamo di contro che dobbiamo comprare un adattatore, cioè un connettore 22 poli. Qua invece dobbiamo realizzare un PCB. Bene, quindi per questo breve video diciamo che è tutto. Questo me l'avevano già richiesto un po' di tempo fa e ero indeciso, probabilmente volevo fare uno short, far vedere solo questa soluzione abbastanza semplice.
Però poi dopo ho pensato, sì, ma magari ce ne sono altri che potrebbero essere interessati, magari facciamo vedere tutte le possibili alternative che ci sono per realizzare questo tasto di reset. E quindi alla fine ho fatto un piccolo video. Spero comunque che vi sia piaciuto, in caso se sì lasciate un bel mi piace. Se non l'avete fatto, vi lo dico sempre, iscrivetevi al canale, a noi fa molto piacere. Poi per il resto vi lascio come al solito tutto in descrizione, troverete tutti i componenti necessari per realizzare queste tre schede e tutti i nostri riferimenti. Io quindi vi aspetto per un prossimo video, vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima. Ciao Fixer!